Nucleo Olga lo hanno chiamato in onore di una militante greca in prigione e cambierà nome a ogni azione dedicata agli altri arrestati. Un'azione per ognuno di loro, è scritto nel volantino che rivendica il ferimento di Roberto Adinolfi e annuncia quindi nuovi attentati di una svolta armata. Genova, luogo dell'agguato, il timbro postale della lettera al Corriere della Sera, quattro pagine sormontate dal simbolo, una mezzaluna di frecce e una stella, già visto in Grecia, qui nel nome della Federazione Anarchica Informale. In intestazione le frasi che sarebbero state pronunciate da Adinolfi sul nucleare sicuro e su Fukushima. Mi si sente? In barella e sedia a rotelle proprio oggi Adinolfi è tornato a casa dall'ospedale, colpito perché scienziato e perché dirigente dell'Ansaldo, quindi gruppo Finmeccanica, quindi, dice il comunicato, una piovra con interessi nel nucleare, nelle armi, nei treni ad alta velocità attraverso le sue mille controllate. Ferito perché identificato come il principale responsabile, insieme all'ex ministro Scajola, dei nuovi progetti sul nucleare in Italia. Il volantino è ritenuto attendibile dagli inquirenti, più di quella pioggia di rivendicazioni presunte come quei fogli comparsi oggi in Lombardia con la stella a cinque punte delle BR, insieme con le fotocopie dei volantini stampati al tempo della gambizzazione del giornalista Emilio Rossi, senza peraltro fare il nome di Adinolfi. Sempre oggi i periti balistici hanno identificato l'arma usata per l'attentato, una pistola fabbricata nel blocco sovietico già dal primo dopoguerra, come questa Tokariev. Con piacere abbiamo riempito il caricatore, scrive il Nucleo Olga, che poi si scaglia soprattutto, lungo tutto il comunicato, contro gli anarchici pacifici, tacciati di vigliaccheria. La stessa procura conferma la minaccia esplicita di nuovi attentati che segna ufficialmente una svolta armata e cruenta di una frazione della galassia anarchica italiana.